Buongiorno a tutti, ci troviamo nella località di Capocroce, nel comune di Sonnino e precisamente a Casale Lupo e vi porto a conoscere la nostra realtà. Benvenuti a Casale Lupo. Casale Lupo nasce nel 2017 dalla passione della famiglia verso l'ospitalità e l'amore verso il territorio, un territorio ricco di storia, tradizioni e bellezze naturali. L'idea di aprire questa attività l'ho iniziata a maturare nel giugno del 2015 quando mi trovavo in Toscana per lavoro e rimasi colpito dal modo di interpretare il turismo dei proprietari delle strutture e da lì pensai che comunque tutto ciò che avevano loro nelle loro strutture lo avevo anche io nel mio paese, nel mio piccolo paese di Sonnino e da lì decisi di sfruttare appieno la proprietà che avevo avuto dalla mia famiglia e nel 2017 abbiamo iniziato il processo di ristrutturazione di tutta la struttura. Allora, quando siamo partiti 3 anni fa abbiamo iniziato questa attività come attività di alloggio, quindi come B&B, offrendo solamente il servizio della prima colazione e del pernottamento e ci siamo accorti che comunque c'erano dei margini di miglioramento molto importanti. Da quest'anno ha iniziato ad offrire il servizio di ristorazione frutto di una cucina tipica a chilometro zero, quindi a base di prodotti locali. Abbiamo deciso di incentivare il privato consumatore, quindi di mettere in risalto il famoso, come lo chiamo sempre io, il Made in Sonnino e diciamo che ci siamo quasi riusciti perché comunque abbiamo messo in risalto diversi prodotti tipici locali e a Sonnino siamo famosi per la produzione di olio extravergine d'oliva, monocoltiva aritrana e alla base di ogni piatto tipico che andiamo a proporre al cliente c'è comunque la giusta somministrazione di questo prodotto. E diciamo che siamo famosi anche per la pasta fatta in mano, come che potrebbe essere il cicaprete al sugo di capra e anche un altro piatto tipico molto importante sono le lumache al sugo oppure la stessa capra al sugo. E invito molteplici persone di zona ma anche diciamo di fuori di venirci a visitare, venire a trovare la nostra struttura perché sicuramente abbiamo tanto da offrire e nel tempo speriamo di raggiungere risultati migliori. Tenevo a ringraziare la vostra redazione per la piacevole esperienza, ma soprattutto ringrazio tutte le persone che hanno collaborato con me in questi primi 3 anni di attività e senza le quali tutto ciò non esisterebbe. E volevo comunque dire che a Casale Lupo sarete trattati non come ospiti, ma come amici. Vi aspettiamo!